Oddio, mamma, eccolo che arriva. Tu guarda quanto è fico oggi. E io sono 4 mesi che non vado a letto con qualcuno. Non marare, sono 6 mesi. Ma perché gli ho detto di piantarla, di chiedermi appuntamenti? Che idiota, che idiota, che idiota! Ciao, Nick, come va? Lola, amore mio. Oggi no, non me lo faccio dire. A che proposito? Come a che proposito? Ma di noi due. Non farmi del male, Nick. Mi hanno fatto del male tante volte. Io lo so quanto sia difficile uscire con una persona nuova. Insomma, c'è sempre la paura che... ti faccia del male. E io almeno mi sento sempre così dentro. Dici davvero? Ah, tutte le volte. Pure io, tutte le volte. Allora, cerchiamo di non correre, vediamo come va. Certo, niente corse. Non bisogna mai correre. Già. Sei libero stasera? Grazie, Flo. Non c'è di che, chiappe d'oro. Che hai detto? Come? Niente. Sei sicuro? Sì, signore. Oh. Credo che andrò a piedi oggi. Ho bisogno d'aria fresca. Allora, buona giornata. Certo che sei proprio un gran bel fico. Guarda che culo! Lo so io quello che ti farei. Vai, imbranato! Serve aiuto? Tutto bene, tutto bene. L'avrò spento il forno. Se non l'ho spento stasera, invece del pollo ci trovo i pompieri. Ma è possibile che ogni volta che scopo con quello mi dimentico anche come mi chiamo? Scusi, che... E va bene, l'ho baciata. Ma mica sono una lesbica come lei. Ci vuole altro. Scusi. 2 fette di pane tostato col burro, 300 calorie. E se poi divento culona? Se continuo a prendere gli estrogeni non mi viene il cancro, ma divento una vacca. E questo che vuole? Una non si può annullare per i figli. È inutile, tanto lo so che è un'altra. Messiaen, devo fare la pupa. Ciao. Lola, amore mio, quando è che ti posso portare a cena? Nick, che devo fare per convincerti? Io non sono il tuo tipo, dammi retta, lo so. Cappuccino, doppio schiuma, lungo o ristretto? Lungo, almeno così mi dicono. Desidera? Ho saputo che oggi avrò una bellissima notizia in ufficio. Perché non esci con me stasera? Così festeggiamo, ti offro un caffè. Forse non l'hai notato, io lavoro in una caffetteria. Salve, che cosa desidera? Salve, vuoi che smetta di chiederti di uscire? Scusi, ci metto un secondo. Perché se è davvero questo che vuoi, io smetto. Tu dillo e io smetto. D'accordo, te lo dirò molto chiaro. Perché io sono un'attrice, o almeno cerco di diventarlo, e non intendo concedermi distrazioni. Quindi non sarebbe affatto male se tu potessi... smettere di chiedermi di uscire. Tesoro, mi sembri così stressata. Sì, lo so, sono stressata. Sto per avere un esaurimento. Allora non dobbiamo parlarne adesso. Vediamoci qui, diciamo domani alle 10:30. Ok, per me va benissimo. Allora, d'accordo. Sì, d'accordo, grazie. Grazie a te. Signore, senta, lei è un mito. Lo so. Ma tu guarda, sembra una brava persona. Ah, scusa, dove eri paterne? Ah, figurati. Hai detto 15 anni? Sì, sì. E con un fidanzato di 18. E che non ti sta bene, vero? Ah, l'odio. Sì, e lui l'ha invitata al ballo della scuola e credo sia una cosa seria. Andare al ballo è più che altro una questione di vestito, tu lo sai, vero? Ah, sì? Ah, certo. Superato il problema vestito, il resto è tutto in discesa. Qui finisce che mi invita a cena. Ma dove mi sto cacciando? È meglio che se ne vada. Beh, è meglio che me ne vada. Faccio un po' di ricerca in centro, entro nella testa delle donne. Se ti serve aiuto. Oh, ti spremerò come un limone. Accomodati. D'accordo. Oddio, è fatta. Questa non dura neanche un mese. Ecco, questo mi piace, ma come faccio con i miei fianchi? Questo è carino. No, è troppo scollato, non mi stanno bene le scollature. Sono io. È aperto. Beh, allora, e di qualcosa, no? Ciao, sono il padre di Alex, Nick. Ciao. Ciao. Guarda che soggetto. Ah, quello col frigo vuoto e che si scorda il compleanno della figlia. Ma perché resti lì come un baccalà? Io volevo solo farti sapere che ero rientrato.
Che avrei una specie di appuntamento stasera. Ci esco ma ritorno presto. Perché non vi ordinate una pizza? Il frigo è vuoto come al solito. Volevo anche sapere se io e te possiamo uscire insieme uno di questi giorni. Ti vorrei aiutare a scegliere il vestito per il ballo. Oddio, che idea carina. Magari ce l'avessi io, un padre come questo. Che invidia. Scusa, fammi capire. Prima cacci Cameron di casa e adesso mi vuoi comprare un vestito per andare al ballo con lui? Ho esagerato. Adesso voglio farmi perdonare comprandoti un vestito. Insomma, è una cosa piuttosto importante, no? E una volta superato il problema vestito, il resto è in discesa. Questo si è fatto una canna. E va bene, mi compro tutta la roba più cara. Vestito, scarpe, trucco, tanto se lo può permettere. Ma sì, facciamo follia una volta tanto. Compriamo tutto, vestito, trucco, scarpe. Che ne dici? Per me va bene. Questo sarebbe così? Dillo. Sì. Va bene, ok. È stato un piacere, ragazze. E spero di rivedervi. Sì, volentieri. Arrivederci, ciao. Signor Marshall. Complimenti per la casa. Grazie. Oh, è andata. Dire una cosa, io di solito non sono così la prima volta, solo che tu sei stato fantastico tutta la sera. Sei stato così sensibile, così comprensivo e... ti va di salire da me? E me lo chiede. Non è possibile, l'ho invitato a salire, ma non avrò avuto troppa fretta. Se ci vado a letto subito mi prende per una puttana e non si fa più vivo. Oppure mi telefona tutte le volte che li tira perché mi considera a disposizione. Oh, ma chi se ne frega, è la fine del mondo. Mi capisce più di mia sorella. E allora vuoi salire? Lola, io vengo su solo se davvero tu lo vuoi. Non ti costringerei mai a fare qualcosa per cui non sei pronta. Io so aspettare. Hai detto che non mi facevi soffrire. Solo che sei venuto a letto con me, non mi hai telefonato per 6 giorni e questo al mio paese si chiama tortura. Ma scusa, ci facciamo questa eccezionale 24 ore di super sesso e poi tu mi sparisci. Ma ti rendi conto? Ho smesso di bere caffè. Allora, mi dispiace tanto. Non fa niente. Non fa niente perché ho finalmente scoperto il tuo segreto. Ah, sì? In fondo è chiaro se ci pensi, se no come faresti a sapere le cose che sai? Non è tanto chiaro per nessun altro. Nick, su andiamo. Sei così sensibile, riesci a capire quello che provo, sei talmente in sintonia. Tu parli come una donna, ragioni come una donna, Nick! E forza, ammettilo, sei totalmente, innegabilmente gay! Veramente? Non sei gay? Oh, no, perché se non lo sai devi dirmelo, io lo devo sapere. Perché visto quello che è successo l'altra notte, tu mi devi liberare da questo dubbio. Lo sei o non lo sei? Di che sei gay, così vuol dire che non sono un'illusa che è stata mollata per l'ennesima volta. E dillo, di che sei gay, confessalo! Oh, d'accordo. Io sono gay. Quanto gay? Oh, il più gay di tutta Chicago. Tu farai la felicità di un uomo prima o poi. Oh, volesse il cielo. Nick, quanto sono scema a piangere. Beh, sta a sentire. Se dovessi cambiare gusti su questo argomento. Ma sarai la prima a saperlo. Me lo prometti? Oh sì, parola d'onore. Su, vieni qui. Thank you.